A conclusione di un'importante serie di lavori che hanno consentito la realizzazione di un significativo progetto di ampliamento degli spazi espositivi della Villa Altieri, la città metropolitana di Roma Capitale presenta oggi l'allestimento della propria quadreria. Spazi e ambienti ridisegnati in funzione della proposta al pubblico di un patrimonio per lo più inedito, frutto di una più che secolare attività di acquisti e acquisizioni di opere d'arte e di testimonianze delle più rilevanti istanze culturali delle comunità amministrate che la provincia di Roma promosse fin dalla sua costituzione. Il progetto di allestimento ha tenuto conto di una modalità, o meglio di una capacità di promozione e valorizzazione del patrimonio storico-artistico che possa articolarsi, quasi assemblarsi, di volta in volta per nuclei cronologici, tematici o fattuali, in dinamica rotazione. Formula adottata in via sperimentale a garanzia della più ampia offerta di riletture, interpretazioni e contestualizzazioni, con la presunzione che possa funzionare al meglio per la presentazione di una così vasta e culturalmente ricca compagine territoriale. Altra forma di presunzione che ha animato il progetto si può cogliere nella scelta della maggiore duttilità possibile dei moduli espositivi, con un allestimento che si offra tanto movimentabile quanto le opere stesse, scelta del resto resa obbligata dalla necessità di dar vita a brevi spot pubblicitari di tutto il patrimonio storico e storico-artistico mobile dell'ente o a esso affidato in tutela. La quadreria della città metropolitana di Roma Capitale è composta in massima parte da dipinti provenienti dalle sedi dismesse di via di Villa Panfili, Piazza Belli, Santa Eufemia, Tre Cannelle e oggi conservati in deposito presso Villa Altieri e dai quadri che, acquistati negli anni per arredo degli uffici di Palazzo Valentini, hanno con tutti gli altri condiviso la stessa condizione di inediti, mantenendosi ignoti non solo al grande pubblico. Oltre a una serie di stampe antiche e incisioni, la raccolta comprende circa 60 opere fra dipinti, disegni, grafica e fotografia che dal punto di vista cronologico coprono i decenni centrali del Novecento, dagli anni 30 agli anni 90. Per la sua divulgazione e valorizzazione si è elaborato un piano espositivo che si vorrebbe realizzare proprio attraverso diversi e distinti eventi, concepiti in rapporto sia ai singoli artisti presenti in collezione, sia ai temi, alle tecniche o alle correnti culturali di riferimento che nel corso del Novecento caratterizzarono la scena artistica romana e del territorio provinciale. Di essa quadreria si presenta qui un primo gruppo di opere fra quelle per le quali è stato già da tempo avviato un lavoro sistematico di raccolta dati biografici, bibliografici e iconografici che accanto alle personalità artistiche più note e celebrate consentisse la messa a fuoco delle figure meno conosciute o ignorate attraverso un censimento fra la produzione audiovisiva d'epoca, documentari, brevi filmati e i materiali a stampe fotografici rintracciati presso i principali fondi di archivio dell'Istituto Luce, della Galleria Nazionale d'Arte Moderna, della Fondazione Quadriennale, dell'Archivio della Scuola Romana, della Galleria Comunale d'Arte Moderna di Roma e del Museo d'Arte Moderna di Anticoli Corrado. Ma in primis traendo linfa dalle carte dell'Archivio Storico della Provincia di Roma e in particolare dai libri inventario del Fondo Economato, che attraverso la registrazione puntuale della data d'ingresso di ogni singola opera nel patrimonio dell'ente, ha consentito di ricostruire tanti momenti tutti assai significativi di una politica di acquisizioni, di promozione e di presa in carico delle istanze culturali più significative del territorio di Roma e del Lazio a partire dalla fine degli anni 50. Così è per le opere di Carlo D'Aloisio d'Avasto, di cui l'amministrazione possiede due dipinti su tavola, Sosta a Sera del 1927 e Sull'Adriatico del 1949,
Carlo Levi, Natura morta con rose e conchiglie, del 1943, Franco Miele, Campagna, del 1953, Luigi Brunello, Nuove costruzioni, del 1954, Saro Mirabella, Scalpellini, Tommaso Macera, Pionieri, e Mario Fabiani, Lungotevere Tordinona, tutte e tre opere del 1956. Felice Ludovisi, Paesaggio, 1957, Mario Pedrazzi, Segheria dalla Cristoforo Colombo, del 1958. L'olandese Rudolf Bonnet, Tommaso, Uomo con cappello, sempre del 1958. E ispirato al medesimo Paesaggio umano di Anticoli Corrado, il bellissimo dipinto di Luigi Bartolini, Donne alla fontana, del 1959. Ancora del 1959 L'isola Tiberina di Augusto Ranocchi e l'altro notevole dipinto dell'artista d'origine iraniana Alfonso Avanessian, Lungotevere a Ponte Milvio. Della pittrice Paola Silvi, unica rappresentante femminile di tale compagine, si possiedono due dipinti, il San Giovanni in Argentella e il Paesaggio lacustre in mostra, entrambi realizzati prima del 1960. Per tutto questo nucleo di opere, le carte d'archivio consentono di concludere a favore di un unico grande momento di acquisizioni, nato con ogni probabilità in forma quasi esclusiva, in concomitanza e sulla scia delle grandi rassegne d'arte annuali a carattere nazionale allestite da metà secolo nel Palazzo delle Esposizioni di Roma. Basta sfogliare il catalogo, per esempio, della prima rassegna di arti figurative di Roma e del Lazio, inaugurata nel novembre 1958, per ritrovare fra gli artisti invitati e fra quelli ammessi tutti i protagonisti della nostra selezione, alcuni proprio con le opere che oggi, a più di 60 anni da quell'evento, tornano qui a far mostra di sé. Sono chiamati a dialogare con essi i dipinti di Eolo Costi, Paesaggio, del 1965, di Corrado Spaziani, Vaso con fiori, e Paesaggio, questi ultimi entrati a far parte delle collezioni dell'ente nel 1981, e Ritorno dalla raccolta di Gianni Mastrantoni, fra le acquisizioni del 2000. E questo con l'intento di contribuire alla suggestiva messa a fuoco di un momento fra i più significativi per l'arte romana, una delle sue più articolate e vitali forme espressive, maturata fra primo e secondo Novecento, attorno e all'ombra della cosiddetta scuola romana e delle esperienze anti-accademiche coltivate al suo interno e da questa riverberatesi, variamente declinate, fin quasi allo scadere del secolo.